Siamo con l'imam Cozzolino al termine della conferenza. In questo periodo il problema legato ai rapporti fra Islam e Occidente diciamo sono all'ordine del giorno, ma secondo lei è possibile un'integrazione fra le due popolazioni, fra le due religioni? Assolutamente sì, occorre, come dire, favorire un processo di integrazione, anche perché fino ad oggi si è pensato ad un Islam come religione degli immigrati. Ormai l'Islam rappresenta una religione di tanti cittadini europei, di seconda, di terza generazione, anche di quarta in molte realtà europee come la Francia, la Germania o l'Inghilterra, che, come dire, esprimono una propria necessità, che è quella di poter vivere liberamente la propria religiosità in questo territorio. Il suo saluto all'ingresso, all'inizio della conferenza, era un saluto di pace. Possiamo credere quindi alla presenza della pace fra le religioni? Assolutamente sì, questo è stato ribadito più volte anche dagli incontri che si sono avuti con Papa Francesco. Il messaggio è stato sempre chiaro: occorre, come dire, condividere insieme un messaggio chiaro, che è innanzitutto di condanna aperta contro qualsiasi forma di violenza e di fondamentalismo in nome di qualsiasi religione, e secondariamente una condivisione dei valori di unità nel rispetto dell'identità di ognuno, per la costruzione della pace, per la costruzione di una società diversa per i giovani. Ai fini dell'integrazione può essere fondamentale il rispetto reciproco delle tradizioni dei vari popoli? Questa è una premessa ineludibile, il rispetto e il riconoscimento delle culture, delle tradizioni dei popoli rappresenta, come dire, la premessa al rapporto con l'altro. Il rapporto con l'altro si basa sulla accettazione dell'altro in funzione di se stessi. Questo non significa, ripeto ancora, negare quella che è la propria identità o scompaginare quelle che sono le proprie esigenze religiose, di culto, ma soltanto integrandole in modo armonico, facendo in modo che ognuno possa contribuire dalla propria parte, con le proprie caratteristiche, alla costruzione di una società diversa, una costruzione di una società di pace. Monica Contino, esperta di lingue arabe, hai vissuto per un certo periodo il mondo arabo. Abbiamo sentito nel corso della conferenza le problematiche legate alla presenza di una sorta di delinquenza nell'ambito del mercato arabo. È una forma di terrorismo mediatico quello che arriva a noi come notizia? Sì, diciamo che quello che ho potuto notare è che dai media molto spesso traspare un'immagine deviata, anche che non sempre corrisponde alla realtà, soprattutto nello specifico per quanto riguarda il mercato arabo. Traspare, ecco, un'idea di pericolosità che in effetti non è maggiore rispetto a quello che può essere un mercato in Italia o comunque a Napoli nello specifico. Infatti, e mi faceva anche sorridere che molto spesso, io sono di Napoli e a Napoli c'è una sorta di deviazione mediatica analoga, cioè quando si parla sempre di una realtà in un determinato modo si pensa che poi in realtà sia veramente così e poi non sempre corrisponde effettivamente alla realtà, e nel caso del mercato nei paesi arabi credo sia più una paura, diciamo, frutto di luoghi comuni che non una realtà effettiva.